comunque, direttore o direttrice, io non sento la necessità di andare a sottolineare il genere. Anzi, non credo che si debba proprio sottolineare il genere di un professionista. Vorrei che il professionista, qualunque sia la sua professione, venisse valutato esclusivamente per il merito, per la professionalità, per la preparazione, per tutte quelle che sono anche le doti trasversali che deve trasmettere attraverso il proprio lavoro. Quindi per me andare a sottolineare il fatto di essere una donna, al di là del fatto che è una cosa evidente, direi, non credo, ripeto, che sia necessario. Inoltre, per quello che riguarda la lingua italiana, ci sono anche degli aspetti culturali legati alle parole direttrice e maestra, perché maestro è un maestro d'orchestra, la maestra sappiamo tutti che è una maestra elementare, per esempio, con tutto il rispetto per le maestre elementari, ma si tratta di un lavoro completamente diverso. Quindi ci sono anche dei significati culturali, dei connotati culturali di alcune parole. Le parole che sono uscite oggi da questo incontro che abbiamo avuto, le parole chiave direi che sono leadership, e la leadership femminile, tutte noi che eravamo sul palco siamo d'accordo sul fatto che è una leadership autorevole ma non necessariamente autoritaria. L'altra parola è comunicazione e capacità di creare relazioni empatiche con il gruppo di lavoro con cui si va a lavorare. E questo è anche questa è una caratteristica tipicamente femminile. Aggiungerei multitasking, siamo le regine del multitasking, su questo non ci potete dire assolutamente niente. E poi io mi sento di aggiungere la parola politica, perché chiaramente tutto quello che anche il mondo dell'azienda in generale può fare, lo può fare solo se ha alcuni input da parte della politica, e questi input di reale equità, non a parole ma a fatti, purtroppo manca. Per favorire un discorso di inclusione reale, di quello che mi sento di consigliare è in realtà un lavoro molto più ampio, un lavoro più ampio a livello culturale, perché è quello che è necessario fare. Più che sul proprio posto di lavoro, dove ovviamente è fondamentale fare un lavoro di questo tipo, mi sentirei di dire ai genitori di parlare ai propri figli, alle maestre di parlare ai propri alunni, perché è da lì e dalle nuove generazioni che si può generare un vero cambiamento, un vero e salutare cambiamento che potremo apprezzare da qui a, non so, 10 anni, 20 anni.